Nuovo climb di progetto su Beren Saat e Kivank Tatlıtuğ. È ancora ricordata l'interpretazione di Beren Saat e Kivank Tatlıtuğ, gli attori più potenti della serie TV, nella serie TV Forbidden Love, che è arrivata sullo schermo molti anni fa e ha scosso il mondo quando è stata trasmessa. Si parla di due nomi famosi, che creano una grande energia nell'avvincente serie adattata dall'omonimo romanzo di Elif Ziaus Akligil, per un nuovo progetto. Sia Beren Saat che Kivank Tatlıtuğ sono molto selettivi nella scelta dei loro nuovi progetti. Abbiamo visto Beren Saat con la serie ATI, che è stata trasmessa l'ultima volta su Netflix. Kivank Tatlıtuğ ha rotto il suo lungo silenzio poco tempo fa. L'attore ha recitato per la prima volta nella serie Netflix A Submarine Story. Le riprese della serie sono già state completate, ma non è ancora stata rilasciata. Kivank Tatlıtuğ ha recitato nella serie belga Into the Night, girata per Netflix dopo A Submarine Story. Anche questo progetto di Kivank Tatlıtuğ è in attesa di essere pubblicato. Il bel attore ha finalmente iniziato le riprese del film Asiklar Bayrami, in cui ha recitato. I nomi dei due attori più sorprendenti del mondo della serie sono ora menzionati in una nuova serie. Presumibilmente, Kivank Tatlıtuğ e Beren Saat reciteranno nei ruoli principali nella serie TV The King Loses, le cui prime informazioni sono state rivelate qualche tempo fa. Il libro di Gulseren Budayçoğlu Se il re perde sarà trasformato in una nuova serie. Il nome di İbrahim Çelikkol è stato menzionato per il protagonista maschile narcisista della serie. Tuttavia, questa affermazione non si è rivelata vera quando Çelikkol ha iniziato a recitare in Bir Zamanlar Kukurova. Il nome più forte menzionato per l'attore maschile di Se il re perde è Kivank Tatlıtuğ. Il nome di Beren Saat è citato per l'attrice protagonista della serie. La storia di Se il re perde è la seguente, racconta le circostanze che hanno plasmato il carattere di un uomo di bell'aspetto, narcisista e insensibile di nome Kenan dalla sua infanzia ad oggi. Quest'uomo, attorno al quale tutte le donne sono propulsori, trova il suo ego, che pensava indistruttibile, improvvisamente distrutto. E la sua disperazione lo spinge a consultare uno psichiatra.